Questo progetto ci convince, ma non ci convince perché risponde a un principio che applichi meccanicamente dappertutto, ma perché segue un valore di riferimento che è quello della biodiversità, della sostenibilità, della capacità inclusiva e coesiva dell'agricoltura su base familiare, che è una cosa che rientra perfettamente nelle linee guida che il nostro paese promuove nelle partnership bilaterali ma anche nei grandi fori internazionali. Se uno guarda le posizioni che il nostro paese sostiene negoziando le nostre priorità per l'agenda del 2015, troverà che la sicurezza alimentare e il principio di sostegno all'agricoltura su base familiare e il rispetto alla biodiversità fa parte del nostro programma. Io ho viaggiato molto per l'Africa e non soltanto per l'Africa, e la cosa che mi ha molto colpito è vedere i milioni di ettari di terre non utilizzate e ancora la insufficiente predisposizione da parte di famiglie e tessuti culturali, che pure avrebbero una ricchezza naturale, una biodiversità naturale da utilizzare straordinaria, del capire il valore di quello che hanno. Allora, nessuno di noi insegna niente, valorizza, promuove, aiuta. Lo spirito è paritario, ripeto, è di partnership. Però la cosa importante dell'orto, dal mio punto di vista, è che in sé innanzitutto abitua a un consumo sostenibile, abitua a un consumo che rispetta la biodiversità, è inclusivo socialmente. Uno direbbe, ma perché il Ministero degli Affari Esteri si deve occupare di questioni relative agli orti e alla cooperazione? Perché le guerre mica si fanno soltanto sui confini o sul petrolio, si fanno anche per effetto di un cambiamento climatico che spinge via, ad esempio, mette in conflitto nomadi e agricoltori, pastori e agricoltori, crea conflitti sulle fonti d'acqua, crea conflitti perché spezza tribù e abitudini culturali. Allora, se uno non parte dal principio che anche questi basic needs sono in realtà fonte di conflitto e che quindi lavorare sulle cause profonde permette di evitarlo, allora non capirebbe perché il Ministero degli Affari Esteri deve occuparsi degli orti in Africa. È un pezzo della risposta alle grandi domande che l'Africa ci pone.